Ma che cazzo è? Ah, disgraziato, ma che non temavi a darmi una spolverata che è uscita una roba con Android 14? Calmo! Mi aspiro se non condivide sto video. Ho rispolverato un vecchio OnePlus 7 prostata. Mo' vecchio un parolone, perché oggi proviamo a riportare in auge una vecchia. Ah, che bello! Mi regali il Botox? No, una vecchia leggenda. Ma ve lo ricordate? Oh, quanto era meraviglioso. Arriviamo a 6.000 like per questo video, perché da tempo mi chiedete di riportare il modding. E beh, questo, quale occasione migliore di riprovare un top di gamma di 5 anni fa. Ve la ricordate questa perla di telefono? Forse l'ultimo vero OnePlus degno di essere ricordato. Erano i tempi in cui i produttori ancora innovavano, quando OnePlus portava al pubblico al non patito di gaming i 90 Hz, la camera pop-up, il lettore di impronte sotto al display. Ebbene, la singola unità con la sommatoria davanti l'ha ucciso con la Oxygen OS 11 basata su Android 12. E carogne, patch di sicurezza del giugno 2022, Maria signore, vergogna. Ma oggi proviamo a vedere se sarà ancora utilizzabile un top di gamma di 5 anni fa con Android 14. Project Elisir, l'Elisir di lunga vita. Questa ROM è simbolica, non conoscevo, ma sembra veramente molto ben fatta, basata su Android Stock. Quindi, eccolo qua, benissimo, lagga già boot animation. Ed eccola qua, si accende velocissimo. L'ho configurata al volo, ma ho aspettato a provarla bene con voi. Ora facciamo tutti i test da maniaci. Quanto era sinuoso questo display full, senza buchi, senza marsità, mamma mia. Guardate, si è appena acceso e già mi sembra super responsivo. Andiamo nelle impostazioni, guardate, velocità 90 Hz. Ho scaricato tutte le applicazioni che uso nella mia quotidianità. Prestazioni, apro, chiudo, madonna. Apro, chiudo, 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 apro, chiudo anche con la fotocamera, incredibile! Prestazioni sembrano assolutamente fenomenali, ma vi garantisco che anche mentre ho installato tutte le applicazioni, quindi tutta la fase di configurazione pesante, di solito i telefoni si cominciano a surriscaldare, questo non ha scaldato ed ha mantenuto una fluidità disarmante. Un telefono di 5 anni fa, ma è un ex top di gamma. Ricordiamo Snapdragon 855, un bel procione, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna. Guardate come vado tranquillissimamente nel Play Store, fluidissimo. Cioè, ci sono telefoni di oggi che spesso nel Play Store laggano. Andiamo a provare un po' di applicazioni. Allora, tranquillamente Telegram, guardate che tempo di apertura. Anzi, confrontiamo per esempio con la Galaxy S24 Ultra Protonica. Chiudiamo tutto, chiudiamo tutto. Snapdragon di 5 anni fa contro quello di quest'anno. Attention, Telegram, tempo di apertura praticamente il medesimo, rimane fluido, fluidissimo lo scrolling. Usciamo. WhatsApp, ok, ci mette quel secondino in più, vedete, però Instagram, anche qua, più o meno, ok, sempre un secondino di più. Non è questo che ci cambia nella quotidianità, cioè voglio dire, rimane meravigliosamente fluido, cioè senza neanche un minimo lag. Guardate anche l'uscita con l'animazione di scrolling in corso, attenzione, usciamo, fluidissimo. Passaggio da un'app all'altra, anche questo meravigliosamente fluido, guardate, usciamo. Quindi partiamo benissimo, guardate la figata, aveva il lettore di impronte sotto il display, era una delle primissime versioni, però comunque era abbastanza buono, devo dire un po' marsetto rispetto ad oggi, però comunque guardate come basta metterlo poco non riesce, cioè l'S24 Ultra Protonico, se io faccio così già lo sblocca ovviamente, però è ultrasonico, questo è ottico. Volevo provare a esportare un video, guardate CapCut, carichiamo proprio questo video, play, partono in contemporanea, funzionano benissimo. Proviamo a fare testo, sottotitoli automatici, vediamo quale fa prima a generare i sottotitoli. Attenzione che stiamo competendo uno Snapdragon e un Tensor, ci hanno messo lo stesso tempo, questo vi fa vedere che il Tensor su queste cose, ah no, ci ha messo meno lo Snapdragon, c'è uno Snapdragon di 5 anni fa, in questo caso è stato più potente di un Tensor di adesso. Vabbè, ora voglio fare l'esportazione, attenzione, vediamo quale ci mette meno. Guardate, lo sta già battendo di brutto, questo è ancora al 29, cioè 60, ma no, l'ha doppiato, l'ha triplicato, incredibile, incredibile signori, guardate che bradipo di qua, cioè su queste cose si vede quanto Snapdragon ancora facesse il suo, facesse tanto meglio di sicuro di un Tensor, cioè stiamo parlando di, è un procione di 5 anni fa questo, questo è di quest'anno, no, per me schifo. Andiamo ad aprire subito la fotocamera. Mi sono permesso, guardate, allora questa ROM avrebbe preinstallato la fotocamera, questa qui. Eccoci qua, buonasera. Io sono esterrefatto dalla qualità della camera frontale. Video di test della camera anteriore del OnePlus 7 prostata, meravigliosa. Non è stabilizzata, vedo che pare di avere il Parkinson, non è stabilizzata, ma la definizione c'è tutta. Bei colori, mi piace veramente tanto. Appena finita la registrazione, usciamo, fluidissima l'animazione. Era la bellezza di 16 megapixel
megapixel F2.2. Cioè, per dire, il Pixel 8 prostata. Madonna. La madonna del sindaco. Piende ciccia. Il sindaco, no, la signora, gentilissima. Il Pixel 8 prostata 10.5 megapixel di fotocamera anteriore F2. Quindi questa qui probabilmente, lo so che non fa tutti i megapixel, però veramente aveva una qualità eccelsa. Il bello era che probabilmente, proprio perché veniva su tutto il blocco protonico qua, c'era più spazio per mettere un sensore, una fotocamera migliore, piuttosto che da quando hanno cominciato a fare il buso sul display Marso. Palle! E sapete cos'altro è che vi fa cascare le balle? La fase di prenotazione delle vacanze. Pronti? Te che regalo una vacanza, nonna? Che già non saprei pitturarmi mi per abbronzarmi, disgraziata, che regai mai una vacanza, nonna? No, no, va avanti così, adesso lavate a ottobre e te fa una sporca figura. E allora approfittatene, sbrigatevi, che fino al 30 maggio c'è la campagna di NordVPN che vi consente di ricevere una gift card del valore fino a 50 euro da spendere su tantissimi store disponibili. In particolare vi do un coniglio, quelli per i viaggi, Flixpass, Italo, Airbnb, Smartbox, insomma, ma volendo anche Amazon, sia chiaro. E riceverete una gift card sempre più meglio. Più meglio? Eh beh, certo. Si può riscattare anche per un corso di italiano. Vabbè, sempre maggiore in base al piano che acquisterete. Prendendo il piano biennale di NordVPN completo, ultra, ultimate, la riceverete da 50 euro. Unita al fatto che grazie alla VPN, ovviamente, se vi geolocalizzate virtualmente in altri paesi, spesso e volentieri trovate già dei prezzemoli vantaggioni sul risparmio da cavanda, no? E NordVPN ha fatto proprio una ricerca, uno studio dove dimostra che gli italiani tendono a spendere il 16% in più per le loro vacanze e di come grazie alla VPN potete risparmiare davvero. Insomma, la situazione viaggio è l'esempio per eccellenza in cui vi converrebbe utilizzare la VPN, e quindi il link in descrizione, approfittate di questa promo. Però mi sono permesso anche di installare la Google Camera, sapete perché? Perché voglio provare quello zoom, sapete, no? Sapete benissimo quanto fa cagare lo zoom sul Pixel 8 prostata, quello delle clip immediate, le clip al volo che vogliamo fare tenendo premuto il tasto di scatto, vogliamo fare un videino zoom, ma no! Madonna del pontefice, ve lo ricordate, no? Sono traumi che non si dimenticano facilmente questi. Guardate che putridume cosmico in verecondo. Non si capisce niente, tutto un lag. È un album di famiglia questo, le foto, basta. Schifo, veramente orribilante. Allora, vediamo sul OnePlus 7 prostata. Stessa funzione, tengo premuto, zoom, e lo zoom è infinitamente più fluido. Guardate qua che roba. Quello che non riesco a capire è se cambia sensore, perché penso di no, e forse grazie a questo anche non la ovviamente, però, cioè, non c'è paragone. Tra l'altro, va detto che pure l'integrazione delle camere nelle applicazioni, essendo pure una custom ROM, che di solito queste cose sono super buggate, fanno cagare, questa mi sembra che funzioni pure piuttosto bene. Ricordiamo che il OnePlus 7 prostata aveva tre camere: aveva normale, zoom e grandangolare, quindi era già un comparto camere molto ben fornito. Per esempio, io voglio provare a fare un video messaggio. Occio albatoccio, presemolo e fenoccio. Buonasera, buonasera. Andiamo per esempio su WhatsApp. Buonasera, test audio, sentiamo il microfono come se la cavava. Leveline! Alziamo. Buonasera, questo è un test, grazie, arrivederci, sciopa. È un po' qualità citofono, ma comunque si sente piuttosto bene. Era pur sempre un top di gamma. Vibratore meraviglioso. Non c'ho un vibratore in tasca, non c'ho niente. Apro, chiudo, tiro giù, apro, chiudo, tiro su, perfetto. C'è ogni tanto un po' di deformazione professionale. Geolocalizzazione, funzioneranno anche i sensori, che di solito a volte anche queste cose sulle ROM, magari. Tre secondi, in due secondi trovato subito la posizione. Perfettamente, vi garantisco che è perfetta, e mi perfettamente, con estrema precisione. Guardate la fluidità di Google Maps. Usciamo, guardate, animazione fluidissima. Riapro la fotocamera, riapro Maps, apro fotocamera, chiudo, giro. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Condividete questo video, spammiamo, facciamo esplodere quanto Telefunken, che ormai i produttori uccidono per loro iniziativa, potrebbero ancora dare di quelle emozioni ad oggi dopo un sacco di anni. Proviamo a fare, a partecipare a una riunione. Vediamo, funziona l'integrazione della camera pop-up. Anche su Google Meet funziona perfettamente. Se io faccio partecipa, ora mi condivido l'invito. Guardate come passo da un'altra all'altra. Condividi invito, apro Telegram, invia messaggi salvati, torno dove ero prima. Non c'è il minimo ritardo, è fluidissimo. Così è come si vede dal OnePlus 7 prostata. Guardate, videochiamata fluidissima, si sente anche bene. Coppate! Ah! Videochiamate fattibilissime, sono uscito, avete visto, fluidissimo. Quanto era bella sta camera pop-up dentro e fuori. Dentro, fuori. Dentro e fuori, dentro e fuori. Dentro e fuori, dentro e fuori. E basta. Su WhatsApp, proviamo a registrare un video da WhatsApp. Gira la ruota, yeah.
basta. Video da WhatsApp, stesso discorso, lo zoom che, eccolo, vedete, comunque piuttosto fluido, controllato, bello preciso, riusciamo a fare tutto. Guardate, lo stava salvando, sono uscito, non ha laggato di striscio. Ma le perle del modding non finiscono qua, perché io ci ho messo anche Magisk. E qua è un discorso da aprire, una bella parentesi, perché in realtà, sapete, è sempre più marcio, sempre più difficile nascondere il root a determinate app, perché con il root molte applicazioni magari non funzionano, quelle tipo dei pagamenti, spesso app bancarie o il Google Wallet stesso può dar problemi. Dovete trovare il modo di nascondere il root. Però io qua ho voluto provare addirittura di intanto un'applicazione meravigliosa che si chiama GMS Flex. Finalmente la volevo provare da un sacco di tempo, che vi consente di avere delle funzioni in anteprima che il Google sbloccherebbe soltanto lato server al vostro account. Ed è una marsità, perché madonna che nervosa quando Google fa ste robe, perché sono funzioni che nelle app, nel codice sviluppato ci sono, ma sono bloccate, non potete attivarle se non decidono loro di attivarle a voi. Google, sei marcio. Comunque noi possiamo abilitare una nuova grafica in Google Photo, pulsanti di unsubscribe e la risposta sotto, la barra di risposta sotto su Gmail. Per esempio questa è la nuova grafica su Google Photo, vedete come sono impostate le icone rotondeggianti, che belle palle. Barra di ricerca sotto, foto, ricordi, raccolta, guardate su ricordi, guardate che grafica mai vista prima, bellissima. Possiamo avere annulla, eccolo qua, il tasto annulla, lo possiamo spostare magari anche qua, prendercelo comodo, quindi noi scriviamo e poi c'è annulla e torna indietro. Guardate qui su Gmail invece c'è la barra sotto più completa, la risposta sotto, c'è grafiche inedite, figata, bellissima questa applicazione. E queste sono cose solo che grazie al modding si possono fare, vi dirò di più. E guardate qua cosa c'è di bello, cerchi e cerca, funziona perfettamente signori, cerchi e cerca, eccolo qua, bellissimo. Basta che la giugulare è i suoi ultimi giorni, eh? E anche questo grazie al root, ovviamente. Installa un casino di roba. Dopo 38 scomuni, che è Gesù che è diventato Gesù. Con dei moduli Magisk vi dovete installare LS Exposed, roba che manco avevo mai sentito nella mia vita. Sono dei moduli per taroccare, sostanzialmente far finta che questo Telefunken sia visto come un pixelotto prostata. Vogliamo vedere se funziona anche il Bluetooth. Accoppia un nuovo dispositivo. Proviamo delle cuffie. Le ha trovate subito, eccole qua. Si connettono, accoppia, funziona perfettamente, si sente? Guardate YouTube, tempo di apertura di YouTube, fluidissima anche la home di YouTube. Test con Voglio diventare vedova. Vi canterò una canzone che mi è stata ispirata da mio marito. Stata ispirata. Voglio diventare vedova, 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 voglio diventare vedova, voglio diventare vedova. Nessun ritardo, nemmeno usciamo, continua ad essere fluido. Io sono esterrefatto, è un telefono meraviglioso, sembra un top di gamma di oggi. Rifacciamo apertura di Telegram, quando è già aperto funziona perfettamente, continua ad essere fluido, usciamo. Instagram è sempre rimasto perfettamente aperto in memoria, tutto perfetto, cioè vediamo anche il Google Feed che spesso lagga. Fluidissimo, fluidissimo. Manca un po' di confronto fotografico, perché forse ciò che davvero si è evoluto nel corso degli anni sono le fotocamere. Andiamo a fare le foto alla puzzola. Ma buongiorno. Video 1, vabbè, uno schifo. Cioè sicuramente è molto più brutto quello del OnePlus. Cioè tutto sbiadito, pare che abbia 80 anni Wallis, è un vecchio bacucco. Guardiamo con la camera grandangolare, peggio me sento. Guardate le gambe sul OnePlus, sembro depilato sul Pixel l'orso Yogi. Cioè per dire quanto ha perso il OnePlus in definizione dei peli. A Wally c'ha la manovella nel culo per attaccare il motore a scoppio, guarda. Oddio, no, che sta a fa? Sta a vomitare, gli fa talmente cagare. Per non parlare delle foto, questo era un punta e scatta, si stava ancora leggermente muovendo, sono venute mosse su entrambi. Madonna che dentiera. Guarda Maria. Foto di nuovo, una foto invece da fermo, fa schifo in una maniera invereconda. Cos'è questo, un pelo di culo? Che schifo, via. Totalmente slavata, senza definizione, non c'è dettaglio. Cioè penso che anche l'ordissimo forse scattava meglio. Le fotocamere si sono evolute, ma la frontale posso dire che è molto bella, quella del OnePlus compete benissimo. La definizione anche dei capelli, oddio no, qua però il Pixel qua ha mantenuto più definizione. È strano, me la ricordavo meglio in realtà, cioè fa un po' cagare.
cagare fa. Questa più al buio. E anche qua però è molto più definita quella del Pixel. Incredibile. Vabbè, scherzavo, fa cagare allora. Questo è un video però da camera principale al buio. No, davvero, cioè sul Pixel ho la barba, sul OnePlus non ho la barba. Sono sbarbato, sbarbatones. Che schifo, vabbè, niente. Quindi su questo vedete c'è una bella differenza. Vabbè che OnePlus non ha mai ecceluto delle camere, quindi è invecchiata male la cosa. Stavamo facendo uno speed test, vediamo con la mia connessione, una 2.5 gigabit, ovviamente non supportata nemmeno da questo modem, ma copate, basta, quante monade su sta applicazione Marsa, madonna, ogni volta uno speed test devo fare. Andiamo attaccati al router. Che bello, guardate dov'è, attacca la carta culo, vabbè. Ok, 600 mega ci arriva, e 500 in upload, ma sì, se ben, anche massa. Amazon apertura, stesso tempo, più o meno sì, stesso tempo, fluidissimo lo scrolling, usciamo, no, cioè io non riesco a metterlo in difficoltà, guardiamo Real Racing pure, ovviamente gaming, era un top di gamma, inutile anche perdere tempo, era un display OLED veramente, veramente bello, usciamo, madonna, la prima laggata della giornata, ha tirato una laggata in vera e conda, riproviamo, ok, adesso è stata fluida, mamma che brutta, vuole uscire in orizzontale dalla fotocamera, ah! Mamma. Sta perdendo colpi, signori, ha perso tutti i punti che aveva acquisito, basta. Adesso è fluida l'uscita, non si sa cosa gli è preso, però. Mi perdonerai se ho sbagliato? Ti sei salvato per un pelo. Batteria, tutto il tempo che lo sto utilizzando, siamo partiti dal 100%, 85%, quindi ci sta. Volevo andare fuori a testare la luminosità al sole. Forse evito. In realtà si vede piuttosto bene anche in esterna. Quanto era bello, ma quanto era più bello così stondato, senza buchi, madonna. Non può mancare la storia Instagram, signori. Giro le... Vabbè, madonna, guarda che quanto laggano tutti i telefoni Android su sta animazione quando la fai la prima volta. Il Pixel ha laggato di più, posso dire. Cioè, vabbè, tanto è inutile. Lo sapete benissimo com'è la storia col Pixel, vero? Lo sapete benissimo, lo sapete meglio di me. Guardate qua, 3, 2, 1, via. Mamma, il Pixel, che schifo! È infinitamente più fluida, più controllata. Poi ovvio che alla fine la definizione è nettamente meglio quella del Pixel. Mamma no, però il Pixel è una roba indegna. Cioè, non se può vedere. Usciamo, fluidissimi entrambi, perfetto. Penso vi possa bastare, no? Quanto è vergognoso, signori, se avete un next top di gamma moddatelo, cosa ne pensate di questa indignazione? Cioè, se avessero voluto avrebbero potuto aggiornare Android 14 e avrebbero svoltato. Mi raccomando, spammate il video, condividetelo a tutti i vostri amici, arriviamo a 6.000 likes e continuerò questa rubrica. Buon bricaggio a tutti e se vediamo ad un prossimo video.